famosissimo, ovvero la baguette. La faccio in stile completamente personale. Utilizzo due farine diverse, una classica 00 e una farina semi integrale, 500 g di una, 500 g dell'altra. Le metto insieme in una coppa dove le vado ad amalgamare per bene, poi 450 g di acqua e soli 10 g di lievito che vado a sciogliere in acqua in questa maniera. Praticamente sto creando la base di un impasto. Questo è un prefermento, ovvero biga. La faremo poi riposare a una temperatura ambiente circa 18 massimo 20 gradi sino a domani, quindi 24 ore quasi, anche 18 ore vanno più che bene. Ricordo che questo impasto deve avere una forma slegata come biga si rispetti, quindi non è un vero e proprio impasto, ma noi dobbiamo far sì che la farina rapprendi tutta l'acqua, ma che debba assomigliare a un impasto slegato, molto slegato, affinché si assorbe solo l'acqua. Tutto qua. La nostra biga è pronta. Eccola qua, molto molto slegata. Non è bagnata, è asciutta. Questa è la consistenza che deve avere una biga che si rispetti. Adesso la copriamo con pellicola e la facciamo riposare per 18-24 ore a una temperatura tra i 18 e i 20 gradi. Trascorso il periodo di maturazione del nostro prefermento o biga, si presenta in questa maniera. È leggermente aumentato di volume, ma non notevolmente. A questo punto come procediamo? Rinfreschiamo questa massa di biga tagliandola a pezzetti direttamente nell'impastatrice a pezzi, con altri 500 g di farina, appena 5 g di malto che ci aiuteranno in cottura, 45 g di sale fino e altri 700 g di acqua possibilmente fresca per amalgamare tutti gli ingredienti. Procediamo in questa maniera e poi ne avremo un unico impasto che vi farò vedere in seguito. In questo momento stiamo impastando la biga, l'aggiunta della farina e quasi tutta l'acqua. Ne teniamo giusto un po' perché a fine incordatura uniremo sale e acqua. Vi mostro il composito una volta assorbita tutta l'acqua, la farina, il malto ed il sale. Ecco qua. A questo punto un po' di olio sulle mani. Andiamo a staccare l'impasto dalle pareti della vasca. Dopo aver capovolto il nostro impasto sul banco di lavoro, non dobbiamo fare altro che fare delle pieghe. Queste ci serviranno per rinforzare il nostro impasto, che metteremo a riposare per almeno 40 minuti. Ne facciamo una bella pagnotta e aspettiamo che guadagni un po' di volume. Tra 40 minuti applicheremo nuovamente delle pieghe, vi farò vedere in che modalità. Ho coperto il nostro impasto con questo cassetto, lo scopriamo. Passato il tempo di riposo, che aggirerà intorno a 40-50 minuti, il nostro impasto si è completamente rilassato, si presenta in questa maniera. Cosa facciamo? Spolveriamo leggermente di farina. Ok. Lo andiamo a staccare dal banco e lo capovolgiamo a testa in giù in questa maniera. Diamo una sistemata e facciamo questo lavoro. Uno e due. Lo mettiamo di nuovo dinanzi a noi, lo appiattiamo leggermente. Stesso lavoro. Uno e due. Ok? Lo giriamo e lo andiamo ad arrotolare nuovamente. Questo lo faremo per ben 3 volte. Sono dei giri di pieghe di rinforza e al contempo stesso sarà questo che conferisce una sorta di alveolatura più accentuata alle nostre baguette. Copriamo e andiamo, proseguiamo per altri 3 volte. Piega e l'altra è passata circa 40 minuti.
di tempo, abbiamo un impasto, come lo vedete, bello gonfio d'aria. Adesso è pronto per essere stagliato. Faremo delle porzioni di circa 250-300 grammi. Questo è un indice molto soggettivo. Io le farò da 250 in modo da poterle gestire comodamente anche nel forno di casa. Ecco come si presenta l'impasto, molto pieno d'aria, guardate. A questo punto lo vado a dividere ancora e mi garantisco la pezzatura dei 250 grammi. Dopo aver fatto lo staglio di tutto il nostro impasto, andremo semplicemente a fare questo tipo di piega che vi faccio vedere. Semplicemente la rotoliamo su se stessa. Ok, in questa maniera ci possiamo aiutare anche con della farina, naturalmente. Semplicemente arrotolate, così le posizioneremo, le copriamo e aspettiamo ulteriori 40 minuti prima di dargli la forma definitiva della baguette. A questo punto che abbiamo creato le nostre porzioni, non dobbiamo fare altro che aspettare altri 40 minuti che si rilassano e poi riprendano a lievitare, coprendoli. Io mi avvalgo del solito cassetto, ce la faccio a coprirli tutti insieme e aspettiamo il tempo necessario. Trascorso l'ultimo tempo di riposo, i panetti si presentano in questa maniera. Ci possiamo aiutare con un po' di farina affinché spolveriamo. Con una spatola stacchiamo una delle nostre pagnotte e qui è dove andremo a fare le pieghe definitive per le nostre baguette. Alziamo i lembi e li spostiamo verso il centro, prima da un lato in questa maniera, poi dall'altro lato sempre al centro in questa maniera. Ok, poi portiamo un lembo sopra, iniziamo a chiudere, alziamo e schiacciamo, alziamo e schiacciamo. Ok, ancora l'ultima volta, definitivamente. Chiudiamo completamente. Avvaliamoci sempre di un po' di spolvero di farina. Questa è l'ultima forma definitiva della baguette. A questo punto facciamo esattamente questa azione qua. Abbiamo ottenuto la nostra baguette. La metteremo a lievitare nuovamente sino al giusto rigonfiamento del suo volume e poi le incidiamo e le inforniamo. Passata l'ultima ora destinata alla lievitazione della forma finale delle nostre baguette, possiamo distribuirla su una placca da forno con carta da forno sotto e con una lametta andiamo ad incidere le nostre baguette con dei tagli trasversali per tutta la lunghezza. Vi ricordo inoltre che il forno lo abbiamo già acceso, quindi preriscaldato alla sua massima potenza con un piccolo pentolino nella base, in modo da creare le giuste condizioni con la giusta quantità di vapore al suo interno, che ci aiuterà per lo sviluppo del nostro impasto, quindi avremo delle baguette belle sviluppate e non secche. Andiamo così per almeno 10 minuti, poi abbassiamo la temperatura intorno ai 220 gradi per 10 minuti e altri massimo 5 minuti, abbassiamo ulteriormente e finiamo la cottura fino alla doratura perfetta. Vi mostro il prodotto come viene poi infine. A dopo. Ecco a voi, questo è il risultato finale. Sono venute bellissime, molto molto croccanti, non so se potete sentire. Veramente veramente belle, queste sono ancora molto calde, ne ho sfornate degli altri prima. Ecco qua, queste sono il frutto di tutto quello che abbiamo fatto oggi. Una l'ho già tagliata, così vi faccio vedere anche come si presenta al suo interno. Ecco a voi, ecco qua, questo è il prodotto, un'alveolatura media, molto soffice e friabile all'esterno.